Buongiorno a tutti, per ringraziarvi del traguardo dei 2000 iscritti oggi ho deciso di proporvi un video su un mini impianto fotovoltaico destinato ad alimentare i carichi 12 volt nella vostra casa, nella vostra baita di montagna o semplicemente per una rimessa attrezzi. Non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video. Grazie! Ma vediamo come funziona un sistema fotovoltaico off-grid, cioè un sistema non collegato alla rete che non ha la pretesa di fornire i nostri 3 kW dell'Enel, per intenderci. Abbiamo un pannello fotovoltaico, in questo caso da 55 W, che fornisce tensione e corrente a un controllore di carica. Essendo un pannello da 55 W, 12 V, vuol dire che in un giorno di pieno sole riuscirà a fornire al nostro controllore di carica la bellezza di 4,58 Ah. Maggiore sarà la potenza del pannello installato e maggiore sarà la corrente con cui possiamo ricaricare la batteria. La capacità di accumulo di una batteria si esprime in amperora e questa ha una capacità di 120 Ah massimi. Quindi, nell'esempio di prima, se vogliamo ricaricare a 4,58 ampere questa batteria, ci serviranno 26 ore alla massima potenza solare per poterla completamente ricaricare. Questo controllore di carica agisce come un rubinetto, cioè fornisce corrente solare alla batteria quando il carico 12 volte è spento, corrente al carico quando viene acceso, il residuo alla batteria per la ricarica. Se è nuvoloso, preleverà corrente dalla batteria e la fornirà al carico 12 volt. Il carico a 12 volt è un qualunque dispositivo che funziona a 12 volt, anche una lampadina. Quando la batteria sarà carica, l'energia andrà dispersa. Per alimentare carichi funzionanti a 220 volt, è possibile utilizzare un dispositivo inverter collegato ai poli della batteria che trasforma la 12 volt continua in corrente alternata 220 volt. Ma questa conversione non è gratuita. L'inverter, per realizzare il suo compito, si prenderà in cambio il 10% della potenza fornita al carico finale. Quindi, per esempio, per alimentare un computer da 80 watt per un'ora, quindi 80 watt ora, il nostro inverter dovrà ricevere dalla batteria una potenza di almeno 88 Wh. La batteria da parte sua dovrà essere stata ricaricata con una corrente di almeno 7,3 A per un'ora. Capite bene che questa perdita di conversione dell'inverter incide pesantemente sul bilancio energetico della batteria. Perché se alimentassimo tutti i carichi attraverso l'inverter, cioè a 220 volt, comunque 12 Ah della batteria sarebbero destinati all'inverter. Per limitare le perdite di efficienza dell'inverter ho deciso di alimentare alcuni dispositivi direttamente a 12 volt. In questo modo sfrutterò al massimo tutta la capacità della batteria, evitando le ulteriori perdite introdotte dagli alimentatori 12 volt collegati all'inverter. Ma vediamo come realizzare questo circuito di alimentazione per carichi 12 volt. In basso trovate gli utilizzatori che voglio alimentare a 12 volt per un assorbimento totale di 3 Ah. In presenza di sole, la corrente necessaria a tutti questi dispositivi sarà fornita dal sistema fotovoltaico perché avrà una tensione di 12,7 volt. In presenza di nuvole sarà l'alimentatore da 36 Wh a fornire la corrente necessaria al carico. E questo grazie ai due diodi che, posti in opposizione di fase, fungeranno da rubinetto per far passare la corrente o dal solare se la tensione sarà maggiore o dall'alimentatore 12 volt. Ma non in maniera esclusiva, bensì in maniera concomitante, a seconda ovviamente della luce solare presente all'esterno. E del livello di carica della batteria, ovviamente. La presenza dei diodi eviterà che la tensione dell'alimentatore si ripercuota sul sistema fotovoltaico e viceversa, andando tutta in direzione degli utilizzatori finali a 12 volt.
Per monitorare la corrente fornita dal sistema fotovoltaico, ho inserito in serie al sistema fotovoltaico un pannello di controllo con voltamperometro digitale che mi consentirà in qualsiasi momento di verificare lo stato della fornitura elettrica del fotovoltaico. A questo punto andiamo a vedere come realizzare questo circuito di fornitura complementare della corrente elettrica. Partiamo proprio dal modulo voltamperometro, questo qui. I cavi rosso e nero più grandi, posti in serie all'uscita tra carico e negativo, serviranno per misurare la corrente. Gli altri più sottili per alimentare il pannello e misurare la tensione. Quella che vedete in primo piano è la resistenza di shunt che serve per misurare la corrente. Questo è lo schema elettrico, vedete i cavi più sottili per la rilevazione dell'alimentazione e quelli più spessi per la misurazione della corrente. Come supporto per l'installazione a muro di questi circuiti utilizzerò una semplice tavoletta in legno sulla quale incollerò il modulo voltamperometro in questa posizione. A fianco ad esso inserirò la basetta millefori con i quattro diodi in parallelo per dissipare meglio la potenza e questi connettori a molla per collegare tutti gli utilizzatori 12 volt finali. Vedete, questi collettori sono molto comodi perché si possono inserire i cavi semplicemente alzando la levetta e una volta rilasciata verranno bloccati. Su Amazon vengono venduti anche con un pratico supporto per fissarli con una vite. Pertanto inizio proprio a fissare questi supporti per i morsetti a molla. Nel frattempo, se vi piacciono i miei video, vi invito a mettere like e iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto. Grazie. Prendo un morsetto e vado a bloccare il voltamperometro sulla tavola in legno per poi incollarlo con della colla a caldo lungo tutto il bordo e lasciamo ad asciugare per almeno 5 minuti. Nel frattempo prendiamo la basetta millefori e andiamo a inserire i nostri diodi. Ne ho messi due in parallelo per ciascun ramo in modo da avere una migliore dissipazione. Io utilizzo questi diodi di potenza che vengono normalmente inseriti negli alimentatori switching per raddrizzare lo stadio finale del trasformatore. Questi diodi hanno una caduta di tensione di 0,29 volt, quindi la perdita di tensione sarà minima. Pieghiamo i terminali L e andiamo ad inserirli nei reofori. A questo punto il nostro circuito è quasi pronto per la saldatura. Spennelliamo con della pasta saldante, io utilizzo questo pennarello di pasta saldante molto comodo, e poi possiamo andare a effettuare la saldatura. Vedrete che con la pasta saldante il processo di saldatura è molto più facile. Saldiamo a due i terminali anodo e catodo in modo da ottenere tre connessioni, il centrale destinato agli utilizzatori finali e i laterali per l'ingresso del fotovoltaico e dell'alimentatore 12 volt. Abbondate anche sui cavi con la pasta saldante perché sono cavi abbastanza spessi e richiedono anche molto stagno. Ricordo che gli ampere in gioco sono dell'ordine di 3-4, quindi dobbiamo abbondare con lo stagno per mantenere una buona conduttività. Una volta terminate tutte le saldature, il nostro circuito è pronto per essere rimontato sulla nostra tavoletta in legno che funge da supporto accanto al voltamperometro. Avvitiamo con delle viti la basetta alla tavoletta ed è pronto. Ma vediamo com'è composto il mio sistema fotovoltaico. Un pannello solare da 80 watt posto sul tetto agganciato ad una linea vitea dal quale fuoriescono i due cavi che vanno direttamente al controllore di carica solare. Sono questi due i primi che vedete. Gli altri due cavi rosso e nero più spessi si collegano alla mia batteria in disuso da automobile 12 volt Bosch con capacità ridotta tramite questi due morsetti rosso e nero che rendono lo scollegamento della stessa molto più semplice. E per finire i due cavi di uscita 12 volt che andranno al circuito elettronico installato
del pannello contenente i carichi 12 volt. Andiamo a vedere questo pannello. Questo è il pannello in legno, sopra abbiamo un modem telecom alimentato a 12 volt, un monitor LCD di videosorveglianza, abbiamo anche l'hub Effergy per il monitoraggio del carico dell'impianto elettrico e infine il nostro dispositivo multi ingresso con il voltamperometro. In questo momento il fotovoltaico sta fornendo 12 volt e 2 ampere con i ponti diodi e un dispositivo per la ricarica degli smartphone. Infine un interruttore son off per accendere e spegnere la videosorveglianza, ma questo è alimentato a 220 volt. Così come a 220 volt è alimentato il trasformatore switching che eroga 3 ampere al nostro dispositivo, che tuttavia in questo momento sta fornendo lui in maniera autonoma la corrente agli utilizzatori. Se stacco infatti l'alimentatore, vedete che l'assorbimento del fotovoltaico, cioè la fornitura del fotovoltaico, aumenta di qualche 200 mA. Quindi in realtà questo alimentatore switching in questo momento è completamente superfluo. Però nel caso in cui appunto ci saranno abbassamenti di fornitura per nuvole o scaricamento della batteria, interverrà e non spegnerà i vari carichi collegati, tra cui anche per esempio qui abbiamo un DVR, anche questo collegato al nostro fotovoltaico e dietro questo pannello in legno. E questa è l'aspetto estetico esterno. Andiamo a smontare il tutto e vedere cosa c'è dietro. Partiamo proprio dal circuito, dalla nostra basetta dei diodi del fotovoltaico. Qui vedete l'ingresso dell'alimentatore e dall'altro l'ingresso del solare. Invece dal centro fuoriescono l'uscita positiva per 12 volt e anche ovviamente i negativi sono tutti collegati tra loro. Qui abbiamo un caricabatterie per smartphone, che è un vecchio caricatore da automobile, anche questo collegato a 12 volt, a cui si può collegare uno smartphone per la ricarica. Ma per farvi capire meglio come funziona questo sistema congiunto, facciamo un esperimento. In questo momento il nostro sistema fotovoltaico, senza l'alimentatore inserito, questo è un alimentatore da 36 watt, sta fornendo 2,25 ampere agli utilizzatori. Se vado a reinserire lo switching da 36 watt, vedrò che il suo consumo, e quindi il suo apporto al mio sistema congiunto, è di pochissimo, è di circa 0,5 ampere. E lo stesso alimentatore sta consumando soltanto 5 watt e non 36 watt. E già in questo si realizza la diminuzione del consumo energetico a carico del mio impianto casalingo, grazie a questa fornitura del sistema fotovoltaico da me realizzato. In pratica, soltanto di notte o in caso di scarsa capacità della batteria, il consumo misurato dal wattmetro salirà fino ad arrivare ai 36 watt dell'alimentatore. E in questo modo io sono certo che sto risparmiando energia elettrica. E oltre a tutto ciò, potrò avere una batteria caricata solarmente a cui posso collegare un inverter tipo questo da 300 watt per collegare degli elettroutensili per effettuare dei lavoretti in campagna laddove non c'è corrente alternata. In questo caso ho collegato una piccola moletta al mio inverter e posso andare a fare dei lavoretti in campo aperto. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi invito a mettere like e iscrivervi al canale, perché ho ancora tantissimi progetti e riparazioni da effettuare e da realizzare. Vi invito a seguirmi in futuro e vi do appuntamento chiaramente alla prossima volta. Ciao a tutti e grazie.